chi piacciono le cose dritte alzi la mano e dica sì. A me piacciono tutte quelle sorte, no. Allora oggi noi, per fare una cosa dritta, dovremo attraversare l'intera mappa di GTA 5 in una linea retta. Cioè non possiamo mai girare. È impossibile. È impossibile questo. Ma anche perché siamo allineati in maniera diversa. Ognuno andrà per i fatti suoi. Diciamo che staremo in linea indiana. Comunque partiremo dal corno a nord, andremo dritti, tagliando, attraversando mari, monti, laghi, città, piano piano. È una lunghissima strada. È una lunghissima strada, ma dritta, retta. The Lion, ma chi fallisce fa storto, che succede? Gli stacco le mani e le piscio. Gli piscio i polsi. Giusto. Allora, ci mettiamo in linea retta. Giustamente abbiamo un attimo per sincronizzarci, ok? Ci puntiamo verso il monte. È molto complicato, è così, è difficile. Perfetto. Allora, venite dietro di me, mi raccomando, destabiliamo l'ordine della linea in modo tale da essere delle persone in gamba e non da muoversi in modo di stormo così. Però io sono storto dalla nascita, come faccio? Ma non è questa una scusa, puoi essere valido anche così. Allora, in fila indiana, su Cico, poi perché Anna, perché devo essere io l'ultimo? Poi Streccato e infine Anna, per è favore. Difficile. Mi ha sbaldato, hai visto? E infine, Alex, l'ultimo. Per sempre ultimo nella vita. Ultimo, ok, no, andiamo. È giusto, però, che sto sempre io l'ultimo. Allora, mi raccomando, non si gira mai. Dobbiamo andare dritti, dritti, precisi. No, Cico, però, paura, Cico, scendo e ti ammazzo. Anna, non puoi, è difficile. Abbiamo perso già la fila. Silenzio, dritti, dritti. No, Cico, però, non mi devi toccare. No, mi vedete, certo. Puoi piano. Spingere l'acceleratore. No, non posso spingere l'acceleratore. Andiamo piano, così. Sul collo. Hai ragione, io sono disciplinato. Piano, indisciplinato. Piano. Allora, adesso proveremo ad affrontare il Monte Cilliad proprio con le bici. No, è impossibile. Se no, non dovessimo riuscirci, troveremo un'altra maniera per attraversare il Monte Cilliad. Ma tu hai visto quanto è verticale? È verticale. Oh, Cico, non mi stai dando. No, cioè, fermi. Scendere, no, scendere. No, non posso scendere, sono scendi. No, dai, ti prego, non picchiarmi. Allora, però lo merita un po' allora, di botte, eh? Tu dirai: ah, Lion, non hai armi perché sei uscito a pugni. E invece io me le sono prese. E no! Ecco, col martello. Lion, ti prego, non bucarmi la bici, perché poi vado storto e falliamo tutti. Allora, tu hai le palline, no? Io prendo il martello. Pam! No! Oh mio Dio! Dove le palline, però? Sulle palline, che va male. Sì, no, allora, la mazza è esagerata. Ok. Là dietro nella fila, comportiamoci bene, perché ce n'è per tutti, di mazzate. Se... Siamo tutti dritti qua. Siamo bravissimi. Andiamo. Piano, attenzione, perché qui c'è una prima insidia. Però se noi sbattiamo un po'... Devo così, no? Precisi, retti adesso, vai. Attenzione. Oh, dov'è la linea retta, Anna? Mi sono sbandata contro il palo, mi ha spostato qui. Anna, devi stare dietro a Cico. Cavolo. E come faccio? Ti addrizzi e non sbagli più. E basta, però. Ma mi ha sbandato il palo, aspetta. Oh. Adesso io devo spostare questo camion, perché purtroppo è in mezzo alla nostra linea. Dobbiamo andare dritto. E noi non ci possiamo spostare con i veicoli. Possiamo spostarci a piedi, però, quello sì. Per muovere eventuali ostacoli che ci sono nella via. Però come facciamo con quello lì? Vai a schiattare le staccionate. Aspetta, c'è un altro ostacolo là. Allora stai zitto, perché secondo me non sai nulla. Ok, no, devi stare zitto. Allora adesso ci penso io. Questo ostacolo, dite, questa rete qua. Hai volato quella lì. Penso io. Di botte, vai. Penso oh io. Mio Dio, ma è possibile? Grande Lion, siamo smantellatore. Oh, ascoltami bene. No, non so come dirlo. Stai dai. Taci. Non parlare, ok? Allora, tu fai di nuovo questo. Io mi vedo costretto a darti fuoco a casa. Non me ne frega nulla, dai. Con te dentro. Non è mia, ti prego. Stai zitto, perché ti do fuoco a casa. Tu poi, cornuto. No, perché stai guardando me? Allora, misero e umile cornuto, eh? Che tu sei cornuto, proprio cornuto. Ma dai, il corno è dritto. Ti buco la ruota della bicicletta, eh? Non farla! Ti buco la madre, ma ok? Ma tutto storto! Faccio un piercing a tua madre se sbagli di nuovo. Dai, smettili di queste cose brutte! Andiamo con calma, ragazzi! Proseguiamo! Andiamo con calma, attenzione, un imbecille! Attenzione! No, facci passare, maledetto! Passiamo! Attenzione della strada, fagli prendere sotto! Perfetto! Oh no, è questo come okay, la buttiamo giù! No, allora sei un deficiente! Sei stupido, però, Allora tu lo sai che sta cosa la fa sempre, anche in macchina. Devi avvisare prima. Devo avvisare prima, ma è colpa. Questi non si rompono, ma voglio vedere come passiamo. Guarda, è tu!
muro. Allora, vi spiego, attenzione. Questa è una lezione per grandi campioni, ma solo grande campione sa fare. Guardate e vi faccio vedere come si fa. Bisogna fare il possente salto dello stambecco sulla bicicletta. È impossibile. Guarda un po'. Oddio! Wow! Ma come hai fatto, scusa? Bisogna avere una certa capacità. Voi non avete la capacità di fare questo salto dello stambecco. Vicino a Lion, è impossibile per noi. Vabbè. Devo le gambe fragili. Allora, facciamo che voi passate di lato, va bene? E mi raggiungete. Okay. Posso provare comunque? Sì, certamente, Anna, puoi provare comunque. Fai schifo? No. No? Sì. Anche noi possiamo provare, ci proviamo un pochino. Sì, ma... non ci riesco, Lion! Dai, l'importante è che sono passato io. Uno per il team, venite avanti. Anche perché sto qui... arrivando. Ce ne sono altri salti della fede da fare. Voi non li sapete devi fare. Ma tutti tu, Lion. Noi non riusciamo. Dai, allora... l'importante è che almeno uno di noi va dritto. Allora, vi ricongiungerete con me. Passato questa porzione di mappa. Molto no, uomo, difficile. Io salto con te, uomo. Oddio, che salto. Saltare, fratello. Ci vediamo in due a saltare. Ma attenzione, me. Perché qui c'è un'insidia molto, molto vasta. Devo fare il saltone. Wow! Attenzione! Dove siete andati sulla montagna? No, che caduta, Cicco, vai via subito, si è espulso. Vattene. Hai cercato di fare qualcosa, hai dato solo fastidio. Sei un imbecille, io ti odio. Non ti porterò no, in nessuna odiarmi, cosa dai, più. Prego, almeno, sei odiarmi, un imbecille, no. Sei un idiota, no, sei un cretino, sapevo, un demente, un infame. Tua madre ti deve scacciare. Che sì, schifo. Di più, bravo! Mi fai ribrezzo, non ti voglio vedere è un più. Invidiosa merla solo che non sei. Ma perché voleva far vedere che anche lui era capace a fare una cosa? Ma perché devi far vedere? Ma perché devi far vedere? Ma che cosa che so fare oggi? Voglio farla vedere un pochino. Ragazzi, io ho visto tre imbecilli che vanno in giro in linea completamente non retta. Eri qui, ti ho visto poco fa. Eccoti. La linea retta, stromboli. Dillo, ci hai visto, dillo. Ok, questa è la linea, ok. Anna, scendi. Oh oh. Qua. Adesso tu stai zitta. Scusa. Tu adesso afferri con due mani quello stupido microfono da deficiente che hai. Sì. E te lo sbatti in faccia. E siccome io t'ho visto che tu quel microfono lo tocchi, lo palpi, non lo tocchi più. Non tocco più. E parla bene. Sto parlando bene. Imbecille. Dobbiamo pensare a andare dritti. Allora, mi viene soventemente il pensiero che siccome voi siete scarsi e non sapete fare il salto dello stambecco, forse è il caso di prendere un veicolo che possa contenerci tutti e cinque. Oh, almeno guidi tu, sì, bravo. Non posso scavare. Così lo salti. No, stiamo aspettando, cioè, ma guarda quanto sei inutile. Mio Dio. No, è proprio inutile. Cioè, veramente. Una cosa doveva fare, ci ha messo tempo perché doveva andare lì a fare. No, dai. Ci hai anche sminchiato la linea dritta perché l'hai messo storto. Ma non è una linea dritta, è storta questa. Vergognati. Non so andare dritto. Non sai fare niente, non sai fare. Va bene, allora occhio, perché qui bisogna essere caparbi, devo prendere pure. Se tu fai il salto io e Anna andiamo via, proprio. Infatti, quella è una mia preoccupazione. Anna, la tua preoccupazione deve essere il fatto che io ti incemento il microfono appena finisce questo video. Questa deve essere. Attenzione, ho sbagliato! Anna mi ha fatto sbagliare! Devi saltare prima, oddio! Anna, ti investo la bicicletta adesso, brutta creti. Va bene, aia! Ma che le nostre sono? No, ma quella bici! Allora, ok. Oh, attenzione! Attenzione! Di più, tira dritto! Aspetta, attenzione! Attenzione! Devi fare con calma, allora, fratello! Voi dovete solo sapere come si fa, perché io ve lo devo dire, come si fa a fare questo trick. Adesso ve lo spiego. Praticamente tu hai avete presente quel movimento di bacino che fai se tipo hai, non lo so, un koala che ti sei appollaiato sul pube? Lo conosco, ho visto anche io quel video, sì. Ok, tu devi fare quel movimento per scacciare il koala dal pube. E in quel momento, se lo facciamo tutti bene insieme, in quel momento il veicolo salta, capito? Allora bastava dirlo prima. Infatti noi stavamo tutti ondeggiando come degli scemi. Allora, però ventri, signori! Aspetta, lo dico io, perché se uno lo fa per conto suo, sbilancia il veicolo, capito? Attenzione, adesso stiamo andando dritti, stiamo andando benissimo, secondo me. Guardate, perfezione in persona. Ma quanto siamo bravi oggi, tutti dritti, però belli! Però ti voglio far sapere un fatto, siamo neanche a metà della mappa, come facciamo? Attenzione. Stiamo ora nella parte... No, salta, fai il bacino del koala, come hai detto tu. No, quello va usato solo quando è strettamente necessario. Qua serve, è necessario. Vai, il pube. Il pube. Il pube.
ottimo, ottimo. Dai, dai, dobbiamo addrizzarci. Dio mio, ragazzi miei, c'è la strada, metti sopra. Non possiamo sfruttarla però, perché non è dritta. Sto sotto sopra. Piano, piano. Vai, vai, piano, piano. Il pube. Piano, piano, il pube. Perfetto. Ci siamo, marcia, ci siamo. Ok, adesso ci dobbiamo girare. Sempre rimanendo qui. Dentro il canyon. Al canyon, c'era pure un cane, l'hai visto? È lì. Un cagnetto, non toccarlo. Oh, no, no, no. Un coyote. È un coyote quello lì. È un coyote, no, si può, fanno male. No, ci. Ma come si può? Scendi, scendi. Fallo scendere subito. Scendi, stai zitto, zitto. Scendi. Non fanno male le persone. Zitto, 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 brutto imbecille. Idiota, imbecille, schifoso. Io ti diffo. Anche tu fai male alle persone. Tu fai male a tutti. Tu sei tossico come le radiazioni di Chernobyl. Zitto! Cornuto, andiamo adesso. Partiamo di nuovo. Il mio perdono va centellinato. Alla fine finirà e tu non ne avrai più per te. Ma io lo sto per finire di brutto pure. Esatto. Allora andiamo. Anche perché ci siamo anche noi in coda per quello. Anna, tu guarda, sei un'altra, eh. Oh, piano qui che bisogna andare delicati. Piano, dici piano. Quando muovere il bacino, se siamo serve. Più retti al mondo. Siamo più retti dell'universo. Siamo, vai, dei, vai, rettiliani. Siamo così bravo, esatto, stavo per dire piano, io. Piano, piano, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Va bene, io sto ancora bene. Va benissimo. Calmi. Sto piano piano riprendendo il controllo. La montagna ci raddrizzerà. Piano piano sto riprendendo il controllo. Pianissimo, pianissimo. Ma non è uno che ne sa di controllo. Attenzione, un po' di bacino, non troppo. Bacinate. Oh, però allora adesso basta. Scendete tutti, tutti. No. Allora, cos'era sto mercato, imbecilli, idioti, deficienti, schifosi? Alex, salti, brutto, noi demente così. Eh? Era per coordinare il bacino. Vai davanti al furgone. Oh no, perché? Ah, ah sì, dritto. Gli altri Oddio, possono risalire. Streccato, streccato. Aia, streccato. Ci sto molto vicino ad andare lì con l'Alex. Stai attento, eh. Anna ha tamponato la macchina. Anna, per cortesia, cerchiamo di... Ma per favore, come Anna ti è pure storto? Anna, parliamo l'italiano! Oh! 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 Wow! Basta! Vabbè, potrei, prendi sotto Alex, non sei contento. Vai, 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 guarda. Ah, per favore! Tutti contenti adesso. Beh, ah, oh, Anna! Anna! Non te sento un'altra volta, di farmi ridere, che non riesco a parlare! Brutta imbecille! Con ridotte capacità cognitive. Perché ci sono solo io qua dietro? Perché sei schifo. Ma infatti dove è finito quell'altro? Stai saltino, bravo, il bacino. Io sono dentro, così adesso non cado. Ma stai, guarda, dentro, Alex, che schifo, deve scendere. Alex, se io sento che fai mercato un'altra volta ti vendo, ti giuro ti vendo. No, 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 chi mi vendi poi? A un macellaio, a un macellaio che ti taglia pezzi, ti fa l'arrosto di Guido Wandri. E poi ti spacca Dio, tutto quanto. L'arrosto no. Ti mette tutto a fare la frollatura, la... Maiale porcone. Dai, ma c'è un problema rosso. Qui davanti. Non c'è più la strada. C'è un laghetto pazzo. Molto bene. Molto come bene. Come facciamo? È pieno di conigli, comunque, avete visto? Oh, occhio con la macchina. Oh, non fai che pensi, è il posto giusto. Allora, adesso è arrivato il momento per noi di cambiare veicolo. Quindi andremo a prendere un motoscafo abbastanza grande. Cicco, per cortesia, dobbiamo andare dritti. Te lo fornisco qui, vai, prendilo, sì, tutto. Grazie, non è molto grande questo motoscafo. Buono. Chi ti ha dato il permesso di guidarlo per 3 metri? No, Lion, veramente non volevo, perdono. Veramente vergognare. No, non picchiarmi, veramente, non volevo. Allora, prima di tutto non ti permetterei più di dirmi non picchiarmi. Perché prima di tutto io non picchio perché nessuno. Perché lei fa quello che vuole. E poi se voglio picchiarti sono liberissimo esatto. di farlo. Non accarezzarmi. Oh, sì. Oh, 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 oh. Allora, questa dillo. Cosa non dovrà succedere. Scusa. Allora dillo, vuoi essere affogata? Vuoi essere annegata no. nel mare? Eh? Vuoi essere Cicossa? No, mi siedo. Dai. Alex, cioè ti prego, puoi dire qualcosa a Cicco? Perché sta dando Cicco, veramente fastidio. Ma cosa stai facendo? Non vuoi posso dare questa... più fastidio? Cicco, stai zitto! No, c'ha pure colpito. No, allora Cicco, stai zitto, cosa vuol dire? Eh? Che devi fare Occhio. I tuoi ululati da animale in calore? No. E scriviamocelo questo fatto qua. Perché io non voglio sentire un lupo che chiama la compagna, ok? Va bene. Non ce n'è compagni per parlare, te. Fai schifo a tutti. Il genere animale ti ripudia. Sali, imbecille. Ah, che bello. Posso salire io, non Alex, bello. No, sale anche Alex. Tu stai in piedi, cammina. Imbecille. Non posso, non si può più sedere. Guarda, mi fai proprio impressione a vederti. E cadi?
Cioè, ragazzi, io ti diamo anche il resto, allora, se cadi. Io nei commenti scriverei un insulto colorito. Non siate volgari, a Cico. Tipo, potete abusare della mamma. Perché la tipo, tua madre non ti vuole. Cioè, queste cose qua. No, mi vuole. Gli fanno mamma. Male perché lui in fondo sa che è vero, capito? Quindi. No! Vanno che a buon cosa fine. Brutta! Vanno a buon fine. Comunque, ha tutti i motivi per non volerti, te lo giuro, sei veramente fastidioso. Ma tipo quali? Sei orribile, brutto, puzzolente, non ti lavi mai. Ma quindi adesso io nella classifica sono risalita un po'? Sì, perché Cico fa veramente schifo, oh, eh. Per me sono male. No, Streccato, tu vuoi stare. Cico, no, Streccato vuole proprio io stare dietro. Primo. Non sembra, guarda. Comunque, in una positive note, stiamo andando bene. Stiamo andando dritti, precisi. Guardate che abilità. Non accelerare, non accelerare. Vai, salta le onde, ti prego. Beh, vai, movimento di bacino. Movimento di bacino. No! Movimento sensuale. Oh, attenzione. Va bene, va bene, va bene. Ok, Streccato. Noi stiamo bene. Furgone, per favore, furgone, che per favore. Che figata. Adesso dobbiamo riprendere. Qui sarà facile, perché dobbiamo andare dritti da quella parte. Però c'è un'insidia. Dovrebbero esserci delle montagnole. E poi c'è la città. La città sarà insidiosa da superare dritta, piena di palazzi. Ma e... non mi hai anche lasciato indietro. Tu non mi vuoi bene, di la verità. Allora, ecco. Cico, io ho sentito che hai parlato su Alex. È un po' cattivo. Io è sentito. Un pochino. Però è stata colpa di Alex perché ha parlato in ritardo, quell'idiota. È vero, mi vergogna. Non volevo far per cazzo. Io l'unica cosa che so fare, Alex, per equilibrare le cose è dar fuoco a tua casa. E vabbè, vuoi prendere sotto così magari un po' amalgamiamo prima. No, non amalgamiamo. Devo dar fuoco a tua casa. Non c'è altra strada. Casa mia, no. Pensavi prima a fare ciò. La adesso casa. L'unica strada è dar fuoco a tua casa. E io no. Piano, che cosa non si rompe. Streccato, cosa sei, un idiota? Lo so, allora, hai appena ripreso Alex per sta cosa e ho fatto la stessa roba. Oh, devi essere intelligente. Ma che essere bruciata. Io brucio a casa di tutti, non me ne importa nulla a me. Per favore. Cioè, io sono proprio malvagio, non me ne frega niente. Oh, un coyote a destra. No, basta. Allora, Cico, sei un animale. Che infame. Era lui. Comunque stiamo andando perfettamente dritti, ma penso che dovremmo. Ecco, lo sapevo. No, oh, il pale. No, mi ha persi uno. Non ci posso. Allora, tu hai fatto un botto di salti di bacino. Io e Alex mai caduti. Cico cade sempre. Sì, perché è inutile, lo sai. È soft. Dai, ma è ce la fai. Soft. E mi lasci, è passato di volo. Ma fai impressione. Dai, salti. Aiuto. A bordo. Non posso alzarmi più. Dai, sì. Sali a bordo. Maledetto, adesso sali. Ma sali, ma ce la fai. Ma sto salendo, vedi? Sto mino, è stupido. Adesso, come me. Silenzio, silenzio. Silenzio, dobbiamo andare dritti. Però la direzione, dobbiamo riprendere la direzione giusta, che è questa, ok? Vedete? Il bacino, lo sto muovendo un pochino. Ottimo, allora, dobbiamo stare dritti, dobbiamo saltare tutti gli ostacoli che ci dai, sono in mezzo. Quanto ci vai? Un po' d'accelerazione, vai. Oddio, bacino più sensuale di tutti è quello di Anna. Mi sto tenendo di brutto qui dietro. Cacciate il cuore dal bacino. Vai, Anna, dai un po' di sbacinazza. Sbaciniamo. Woohoo, scacciamo il koala. Ah, Cico, tu invece il tuo bacino è proprio marcio putrido. No, guarda. Come marcio? Schifo. Io faccio dei movimenti come l'hula hoop. Dai, sì. Infatti, molto belli, sensuali. Quando caschiamo è colpa di Cico perché fai movimenti sbagliati col bacino. No, cioè. Dai, non ti piacciono. Io un po'. Ho descritto il tipo di movimento bacinico che dovevamo fare. E tu fai quello che vuoi te. Ma devi scacciare lì? Il koala, non devi farlo ondeggiare. Lula hop, cosa c'entra Lula hop adesso? Sei Lula hop poi. Cioè, ma infatti, che cosa sarà? Anna, per favore, per favore. Anna, devi parlare con Alex. Ho capito, ma ha detto cos'è Lula hop. Scendi, no. Scendi. 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 Lo vedi, continuando lo vedi Anna, con l'aio. Quel coniglio che ce l'ha dietro. Oh no. Ammazzalo, se no non verrai perdonata. Bravo. Piuttosto mi metto davanti. Ammazza il coniglio. Sì, se no non ti perdono. Anna, dobbiamo andare avanti. Ammazza il coniglio. Se no ti brucio casa. No, è la casa stessa mia. Stecca il coniglio, steccalo. Dai. Scappa coniglio. Ammazzalo. Scappa. È già morto. Vedi che non si muove, è già morto. Oh oh. Ecco. È come se l'avessi fatto tu, Anna. Sei stata tu. Moralmente sei stata tu. Nostre, è proprio stato sparato di brutto. Sì. Non vi preoccupate, sono qua. È pieno, la collina dei conigli. Era la famiglia quella. No, andrebbero ammazzati anche loro per risparmiare il dolore. Scherziamo, ragazzi, siamo su GTA. Nella vita reale non ammazzerei mai un coniglietto. Mai, bellissimi conigli. Metti il bacino, scuoti quel koala. Sì, anche qui è pieno di conigli, guarda quanti ce ne sono. Attenzione. Attento, attento.
E niente. Vabbè, non fa niente. Siamo quasi dritti ancora, siamo precisi. Siamo stati piuttosto bravi finora. Guarda, c'è una salitina con un saltino dritto. Guarda, arriviamo alla fine, vai. Ma è proprio... Guarda, lasciate in pace i conigli. Ma Streccato voleva parlare, ha fatto solo diversi. Lo so. Oh, ma fai proprio ma sgridati da solo, sei orribile. Sono arrabbiato. Guarda, sto prendendo con i conigli. No, ho detto sgridati da solo, cosa c'entrano i conigli? Perché sono miei parenti. No, non è vero, non è vero. Tu sei parente... Adesso spero di cadere e finire su un albero. Sei parente con qualche schifezza, tipo un pipistrello. Quelli che hanno portato il virus terribile. No, sì, no, è Streccato. Streccato era lì, un pipistrello malato pazzo. È stato lui. Sì, brutto. Adesso milioni di euro di risarcimento all'intero mondo devi pagare. No, ti prego, dai, non dire queste cose. Attenzione, il bacino. Ma scuoti, vai via, Koala. Attenzione, non lo scuoto mai. Piano, oh, pieno di conigli, no, guarda. No, conigliette. Aspetta. Era pieno di conigli. Aspetta, stiamo andando alla grande, ragazzi, alla grande. Attenzione, qui dobbiamo fare un movimento di bacino più epico della nostra vita. Ma qua abbiamo un problema perché c'è dell'acqua e una diga. Lo salviamo tutto. La diga. Sto provando, io senza paura. Non garantisco niente. Non garantisco. Stai rovinando tutto. Piano. Stiamo rovinando. Mi sento male. Aspetta, ci stiamo. Cosa? Si è aggrappato. Perfetto, Anna. Come parli male. Oh, ti ammazzo. Mamma mia. Imbecille. Ti è venuta la malattia di Alex. Oh, attenzione. Un movimento bellissimo, epico questo. Attenzione, caleremo, secondo me. Bacinate. Abbiamo un'idea. Su un edificio. Bacinate edificio, bravo, di più. Ok, piano. Perfetto. Oh, preciso. Allora, ma sei un mastro? Scendete. Allora, adesso, per la fase finale di questa gara, ci servono le oppressor. Quindi, Streccato o Cico, mettimi subito un oppressor che io possa guidare qui. Immediatamente. Fratello, te la metto 5. Dove sei, uomo? Te la metto qua davanti. Prendila, agguantatela tutta. Bellissima, è qui dietro. Io ero qui comunque. E te ne metto un'altra più vicina. Vabbè, grazie. Guarda, questa arancione è la tua, è più bella. Prendila. Ok, prendete. Chissà, si può salire in due su queste? Non credo. No. Ok, allora Anna, prendi pure quella, certamente. Grazie. Streccato, sei sempre dai, senza. Mamma mia. Vai lì dietro, vai a prenderla. Allora ragazzi, siete pronti? Qua bisogna estendere le ali. No, aspetta, non mi ricordo. Vabbè, come si fa? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. No, come si fa? Farla, attenzione. Non so usarla. Usala, tieni premuto. Io come si usa? Vabbè, io sto andando. Io sto andando. Una meraviglia, ragazzi. Una meraviglia. Una meraviglia, guardalo. Oh, io ti sto dietro. Un po' ferma è la mia. Non ce l'ho a fermarti. È ferma, non va. È stupida questa moto. Non so perché fa così. È un turbo. Ma che fai? Non capisco niente. Non fare il turbo. No, ma sto andando dritta. Però piano, ma che siete Harry Potter. Ci siamo presi sotto, sono oppresso. È la gara di scope questa. Ma la mia non scende più. È tipo intrappolata in un eterno volo. Vai giù. Non scende. Non mi sfrecciare. Pezzo di delinquente. Non voglio fare il delinquente. Ma è più forte di me, guarda. Comunque possiamo anche dire che siamo riusciti a superare la sfida, cioè, ma di brutto, guarda. Ma sì, dai. Cioè, la nostra linea non è stata perfettamente dritta, diciamo che abbiamo un po' scalzonato a destra e a sinistra, però in generale siamo stati bravi, secondo me ci siamo riusciti. Scrivete anche voi alla fine adesso giù nei commenti se siamo riusciti secondo voi a superare l'intera mappa percorrendo una linea dritta, e se vi viene in mente qualche sfida per un prossimo video sapete già cosa fare, scrivetelo giù nei commenti e noi sicuramente ascolteremo la vostra idea. Per ora, superando il ponte qui, io direi che abbiamo vinto la nostra sfida. Eccolo qui. E Lion out. Ciao.